benvenuti alla tappa sorana degli eventi di presentazione del volume pastorale digitale 2.0 dell'ingegner Riccardo Petricca. Questo stesso evento si ripeterà il 28 febbraio a Cassino ed è stato voluto ed organizzato dalla stessa pastorale digitale della diocesi di Sora, Cassino, Aquino e Pontecorvo, una realtà che tanta eco sta suscitando nel mondo dei social anche a livello nazionale, proprio perché nasce nell'ambito di questa nuova era tutta digitale, appunto, che sta vivendo la comunicazione religiosa. Un saluto a Sua Eccellenza il Vescovo, Monsignor Gerardo Antonazzo, a lui vanno gli auguri da parte di tutto il team della pastorale digitale, di tutti i presenti, per la sua recente nomina a membro della Commissione Episcopale per l'Ecumenismo e il Dialogo da parte del Consiglio Episcopale Permanente. Un applauso al nostro caro Vescovo. Sicuramente un riconoscimento importante che va a premiare la sapienza dottrinale molto profonda del nostro caro Vescovo. Un saluto va anche al sindaco del comune di Sora, Ernesto Terzigni, a tutti i nostri relatori che avremo il piacere di ascoltare nel corso di questa presentazione e un ringraziamento ovviamente a tutti voi, una platea numerosa che ci ha onorato questa sera con la sua presenza. Vorremmo iniziare questo evento di presentazione con la musica, con un brano dal titolo Francesco Vai di Chiara Bizzeti. Francesco Vai ripara la mia casa è il titolo del primo capitolo del volume Pastorale Digitale 2.0 e proprio a questo brano musicale il capitolo ad opera di Riccardo Petricca si ispira. D'altra parte la figura di Francesco d'Assisi è centrale, è un elemento che troviamo all'interno di tutto il volume Pastorale Digitale 2.0. Non a caso la figura del poverello d'Assisi pervade tutto il primo capitolo e lo ritroviamo anche nell'ultimo. Nel primo capitolo il brano che appunto ascolteremo diventa il simbolo della giornata mondiale della gioventù di Rio, in cui avviene il passaggio tra di consegne appunto tra San Francesco e Papa Francesco, un virtuale passaggio sul ruolo appunto di curare e riparare la Chiesa. Il brano finale invece in cui l'autore scrive una lettera aperta al Santo Padre, una lettera aperta per ringraziare appunto il Pontefice di tutto quello che sta facendo per la Chiesa, ma anche per chiedergli il riconoscimento ufficiale del servizio di pastorale digitale. Ad eseguire il brano Francesco Vai sarà il coro polifonico Voci Sparse, coro diretto dal maestro Giacomo Cellucci, ad accompagnare la formazione al pianoforte sarà il maestro Piercarlo Gugliotta. Non mi serve più, io cercherò.
di riascoltare nel corso di questa presentazione, che sposa proprio la musica con questo percorso che ha portato alla nascita del volume. Ci troviamo ospitati all'interno della bella sala San Tommaso d'Aquino. Un ringraziamento per averci concesso appunto questa location così funzionale e comoda va a Don William Di Cicco, rettore del seminario diocesano dell'Immacolata. Io vorrei proprio invitare Don William a raggiungermi al microfono per un saluto a tutti noi. Sì, buonasera a tutti, il mio è un saluto di benvenuto a ciascuno di voi per la vostra presenza qui questa sera, la quale è a testimonianza del nostro affetto che nutriamo nei confronti del nostro caro amico Riccardo. Allora lo sosteniamo innanzitutto con la preghiera, perché c'è sempre bisogno che qualcuno preghi per qualcun altro. Allora questo è il primo invito, che penso di interpellare anche i tuoi sentimenti, Riccardo, perché ne hai veramente bisogno. E soprattutto, ecco, sentitevi a casa, perché la Chiesa è la casa di tutti e anche questo luogo che vi ospita ben volentieri estende il suo saluto e la sua accoglienza a ciascuno di voi. Mi premeva di dirvi questo, caro Riccardo, che un compagno di un'altra diocesi fa veramente i complimenti al sito diocesano per come è curato, per le belle proposte che dà, anche per la novità diverse dalle altre. E questo veramente ci fa onore e soprattutto ci fa anche un po' di orgoglio, perché ci vuole anche quello nella vita. Ecco, grazie a te che ci dai la bella testimonianza di questa fede nuova, tecnologica, perché poiché è anche il linguaggio di tanti giovani di oggi e tu riesci anche con i tuoi mezzi a raggiungerli. Grazie a tutti voi e seguiamo anche gli altri relatori che sono qui presenti.